Buonasera e benvenuti ad un altro episodio di Municipio X. Qui con me io ho Francesca Boni, che è stata già nostra ospite per un altro evento che abbiamo tenuto il 31 maggio nella nostra redazione, il nostro primo Think Me, che era una riunione di redazione aperta a tutti quanti, soprattutto agli esperti del settore. In quel caso era il Plastic Free e l'ecosostenibilità. Lei è la fondatrice del Vestito Verde. Ma lascerò spiegare a lei che cos'è essenzialmente. Ciao Francesca. Ciao Marco. Allora, innanzitutto chi sei? Allora, io mi chiamo Francesca Boni e ho 20 anni. Studio qui a Milano all'Università Bocconi, Economia per l'Arte e la Cultura. E 2 anni fa ho fondato il Vestito Verde, che è al momento un sito con diverse funzioni, però ai tempi era soltanto un gruppo Facebook, quindi la cosa è cresciuta negli anni. E adesso gestisco appunto questo sito web. Quindi quando è nato, più o meno una data precisa, ha un compleanno? Il Vestito Verde è nato nel 2017, però non ha un vero e proprio compleanno perché il gruppo Facebook è nato un momento mentre il sito è nato qualche mese dopo, per cui diciamo che il compleanno vero e proprio lo festeggiamo ad aprile perché è nata l'ultima versione del sito che ha molte più funzioni e quindi, essendo questa la versione del sito di cui vado veramente fiera, preferisco, diciamo, festeggiarlo ad aprile. E questa versione è uscita ad aprile 2019, quindi secondo questa data non ha neanche un anno, però se vediamo tutto il progetto del Vestito Verde è dal 2017 che va avanti. L'idea del vestito verde, che obiettivi ha? Allora, il Vestito Verde è nato dal fatto che appunto nel 2017 io abbia guardato questo documentario che si chiama The True Cost, che è diciamo un'inchiesta sul mondo della moda, che è un mondo molto inquinante e molto poco rispettoso nei confronti delle persone e dei lavoratori. E ai tempi sono rimasta totalmente scioccata e non c'erano molte risorse, specialmente in Italia, per comprare in maniera più consapevole e sostenibile. Quindi all'inizio io non ho comprato più niente per mesi, poi mi sono resa conto appunto che del fatto che non fosse una soluzione fattibile a lungo tempo, cioè a lungo termine, e quindi ho deciso di fondare un gruppo Facebook in maniera molto tranquilla, semplicemente un gruppo di supporto per darsi consigli a vicenda. Poi però i consigli erano veramente tantissimi. Tutti i giorni i membri consigliavano negozi, aziende, eventi e non c'era uno spazio appunto dedicato per sistematizzare tutto e renderlo di facile accesso perché Facebook comunque tende a nascondere le notizie vecchie, quindi vedi soltanto gli ultimi suggerimenti. Quindi all'inizio ho fatto dei file tipo PDF con tutti i suggerimenti, però col tempo mi sono resa conto che appunto l'opzione migliore fosse un sito vero e proprio. All'inizio l'ho fatto da sola con Wix, bruttissimo, e poi appunto ad aprile 2019 è nata la versione definitiva. Che ha appunto molte più funzioni, c'è cioè una mappa, eccetera. E l'obiettivo è quello di rendere il consumo consapevole più semplice per il consumatore medio, perché adesso, cioè prima del Vestito Verde, una persona doveva fare tantissime ricerche e comunque trovare brand di nicchia e richiedeva davvero molto tempo e non tutti hanno tempo di fare questo tipo di ricerche. Quindi, appunto, il lavoro del Vestito Verde è quello di semplificare l'acquisto di moda etica attraverso un database e una mappa con tanti punti in giro per l'Italia. Hai detto moda etica. Esatto. Spieghiamo ai nostri spettatori in che cosa consiste la moda etica. Sì, allora, diciamo ci sono vari termini, moda etica, moda sostenibile, moda ecosostenibile. Di base il concetto è quello di sostenere una moda che non inquina, o che comunque riduce il proprio impatto ambientale, questo attraverso per esempio fibre naturali che si biodegradano, attraverso tinture non tossiche, attraverso filiere corte o fabbriche comunque con pannelli solari e energia rinnovabile, e quindi con un impatto minore sull'ambiente e anche un impatto più positivo sulle persone, perché adesso
i lavoratori tessili non sono trattati molto bene. Noi importiamo i vestiti da paesi in cui non ci sono particolari tutele per i lavoratori. Quindi si parla anche di fabbriche che crollano e che uccidono migliaia di persone, incendi, zero diritti, e io onestamente non mi sento di supportare questo tipo di realtà. Quindi la moda etica ha appunto, di nuovo rispetto al lavoratore, e spesso è anche magari made in Italy appunto per limitare le emissioni dovute ai voli e al trasporto di merci, e appunto il vestito verde seleziona questi brand e li mette in un'unica piattaforma. E quindi sì, questi sono i due punti principali, quindi rispetto per l'ambiente e rispetto per le persone. Poi ci sono anche tanti brand che sono vegani, quindi che non utilizzano pelle, lana, seta, eccetera, perché molte persone sul vestito verde sono anche tanto attente agli animali, e quindi c'è una parte consistente del vestito verde che è anche dedicata a vestiti senza componenti animali. Quindi i criteri sono principalmente sul materiale, sull'energia utilizzata per lavorare il materiale, sì, e sul luogo. Esatto, sì, sui diritti, perché in realtà anche per esempio in Bangladesh ci sono delle cooperative sociali molto positive appunto per l'economia locale, quindi non è che selezioniamo dei brand solo perché sono made in Italy, perché anche in Italia c'è tanto sfruttamento, però i criteri sono più legati a come vengono trattati i lavoratori. Quindi se un lavoratore ha molti diritti, ha orari giusti, lavora in fabbriche appunto non pericolanti, e insomma questo tipo di elementi ci portano poi a selezionare un brand piuttosto che un altro. Però questo brand può essere un po' ovunque, diciamo. Noi preferiamo l'Italia perché sono appunto a filiera più corta, però premiamo anche le aziende per esempio americane o che producono in paesi dove di solito i lavoratori sono sfruttati e che però danno una nuova dignità al lavoro. Come vi andate a informare sulle condizioni o sulla qualità dei prodotti? Allora, già sulla, diciamo che se non ci sono informazioni su un sito web di un brand di abbigliamento, probabilmente non è sostenibile, perché di base un brand vuole comunicare il fatto che stia facendo del bene, anche soltanto per una questione di marketing. E poi invece quando ci sono informazioni bisogna anche essere molto critici e molto scettici spesso, perché ci sono tante aziende, specialmente di fast fashion, che è appunto questo tipo di modo, questo tipo di produrre moda veloce e poco sostenibile, con ritmi veramente molto veloci, e queste aziende che hanno tantissimi soldi stanno facendo comunque delle campagne di sostenibilità che non sono vere, quindi bisogna anche vedere appunto la sostenibilità tutto tondo di un brand. Per esempio, se un brand fa magliette con un 5% di cotone biologico, noi non è che le includiamo nel vestito verde, perché sono... si chiama greenwashing questa pratica, no? Quindi la pratica di dare l'idea che un prodotto sia sostenibile utilizzando magari dei termini fuorvianti o amplificando, esagerando l'impatto positivo che ha un'azienda. E noi principalmente cerchiamo realtà trasparenti, quindi che tracciano tutta la filiera. Cerchiamo realtà anche più piccole, non necessariamente certificate, che è una cosa che può scatenare un po' di polemiche, però ci sono tanti laboratori sartoriali italiani che sono molto piccoli e le certificazioni costano, quindi spesso questi brand, se noi facessimo soltanto un lavoro legato alle certificazioni, rimarrebbero esclusi, e quindi è un lavoro molto critico e non privo di difetti, perché comunque è molto facile che un'azienda possa anche amplificare, diciamo, le proprie caratteristiche positive. Però di base il lavoro che facciamo è legato alla trasparenza, è legato appunto alla possibilità di tracciare tutti i processi produttivi e anche alla
alla partecipazione di queste aziende in movimenti tipo Fashion Revolution, che sono movimenti che spingono le aziende appunto a mostrare i volti dei lavoratori, mostrare le condizioni in cui vivono e appunto queste cose qua. Quindi bisogna di base partire dai siti e dalla CSR del sito e poi fare anche più informazioni, nel caso magari anche scrivere delle mail, insomma rompere un po' le scatole, però ne vale assolutamente la pena. Hai sempre avuto fortuna con questa tattica? Con quella tattica delle mail? No, cioè dipende cosa intendi per fortuna, perché spesso rispondono, mm-hmm. però spesso rispondono con copia e incolla di... comunicati stampa. Sì, esatto, comunicati stampa molto generici, per cui spesso una cosa fuorviante è dire per noi è importante questa cosa qui, per noi è importante l'ambiente, abbiamo l'obiettivo di, e tutte queste parole qui che sembrano parole positive, però in realtà non ti dicono niente sui fatti, ti dicono solo a questo brand piace, non so, tutelare l'ambiente, come lo fa? Non te lo dice. Quindi in quei casi assolutamente noi non li includiamo, siamo un po' più severi. Però comunque anche soltanto il fatto di chiedere ad aziende sicuramente spinge le aziende a cambiare in meglio, perché i consumatori sono sempre più attenti a questo argomento e le aziende non lo possono ignorare. Quindi anche se la risposta non è soddisfacente, comunque mandare una mail anche da consumatore singolo, non solo da Vestito Verde, è sempre un successo, secondo me. Abbiamo utilizzato molte parole che potrebbero essere un po' desuete per i nostri spettatori. Abbiamo utilizzato la parola greenwashing, fast fashion, sì. Visto che non abbiamo grafichette particolari, descriviamole. Ok, allora partirei da fast fashion, che è, diciamo, sì, il problema ed è il motivo per cui è nato il Vestito Verde. Allora, il fast fashion è un modo di produrre vestiti insostenibile, mm-hmm. Nel senso che spesso le catene di fast fashion, magari meglio se non so se le posso nominare, vabbè, quelle che vediamo nelle strade principali delle città, mm-hmm. Producono tanto, producono male e producono in condizioni poco rispettose dell'ambiente dei lavoratori. Questo succede attraverso collezioni molto frequenti, magari una collezione anche a settimana, mm-hmm. E capi dalla qualità molto molto bassa, quindi che magari li metti due volte in lavatrice e si distruggono e quindi tu devi comprare ancora di più. E poi una forte pressione dal punto di vista dei trend, per cui ti spingono veramente tanto a comprare anche quando non ne hai bisogno, soltanto per stare al passo con le tendenze del momento. I materiali sono di appunto scarsa qualità e spesso sono di fibre sintetiche, quindi che non sempre sono riciclabili e comunque hanno un impatto molto alto nello smaltimento. E le tutele dei lavoratori sono veramente nulle, cioè non esistono. Ci sono persone che lavorano anche 12 ore al giorno in paesi lontani dal nostro e in condizioni terribili, appunto. Anni fa, quando è nata la Fashion Revolution, il movimento della Fashion Revolution, è nato questo movimento perché è crollata una fabbrica in Bangladesh che ha ucciso più di 1100 persone, e in questa fabbrica venivano prodotti capi di fast fashion, e non è un caso isolato, spesso le fabbriche crollano oppure scoppiano incendi all'interno di queste fabbriche e queste aziende la fanno sempre franca, perché spesso magari si affidano a produzioni esterne e insomma non continuano a produrre, la gente continua a comprare e compra tanto e compra male, e insomma è un circolo vizioso, perché poi le persone comprano tanto, però i vestiti si rompono subito e quindi comprano ancora di più per sostituire i vestiti e anche per la pressione di essere sempre al passo con le tendenze. Quindi è un sistema malato che ha forti implicazioni ambientali ed etiche, ed è un sistema che non voglio sostenere, specialmente perché si tratta di vestiti, che è una cosa assolutamente futile, cioè non si tratta di cibo, cosa
necessaria alla sopravvivenza, si tratta di qualcosa di puramente estetico. Quindi il fast fashion è appunto un modo di produrre che non ha nessun beneficio né per l'ambiente né per i lavoratori e anzi danneggia entrambi, quindi sì. E poi greenwashing invece è una parola che viene usata per definire quelle aziende che si presentano come aziende che rispettano l'ambiente e i lavoratori, però greenwashing è più legato all'ambiente, diciamo, e in realtà non hanno delle produzioni particolarmente sostenibili, ma magari attraverso marketing o alcuni prodotti e linee specifiche si spacciano appunto come aziende sostenibili. Questo succede molto nelle aziende di fast fashion perché le persone stanno iniziando a rendersi conto che appunto il fast fashion sia terribile sia per l'ambiente che per i lavoratori, e quindi molti hanno iniziato a boicottare. E queste aziende, per cercare di riacquistare la fiducia di alcuni consumatori, appunto magari producono magliette in cotone bio, però magari cotone bio non certificato, e a quei livelli possono permettersi le certificazioni. E il cotone bio, se non è certificato, dato che la certificazione biologica varia molto da zona a zona, non è una certificazione universale, diciamo che si possono piegare un po' le regole. E oppure utilizzano dei misti, per cui magari hanno una percentuale di cotone biologico e il resto è poliestere, per cui è anche molto difficile da riciclare. Paradossalmente è più facile riciclare una maglietta tutta in poliestere di una maglietta un po' cotone biologico e un po' poliestere. Quindi sì, si tratta appunto di dare un'immagine positiva e green di un'azienda, quando in realtà stai facendo veramente tanti danni e cerchi un po' di coprirti e difenderti con linee specifiche o prodotti biologici o una campagna di marketing molto molto green, molto, però, molto intensiva. Sì, sì, esatto. E tu quanti collaboratori hai? Allora, io lavoro, diciamo, siamo in due. Uh-huh. Il ragazzo che ha fatto il sito è un mio amico e lui fa parte di On Creators, che è un gruppo di ragazzi che fanno sia spot pubblicitari, video musicali, insomma, fanno cioè sia di filmmaker che appunto developer di siti web. Degli artisti. Insomma, degli artisti, tutti bravissimi. E loro mi hanno aiutato con la creazione del sito web, però tutto ciò che riguarda i contenuti lo faccio io. Quindi sono io. Quindi e basta. Sei sola, cioè, soletta, sì, nella parte di appunto scelta, eccetera, sono da sola. Però appunto supporto tecnico di On Creators, però sì, diciamo che la parte tutta legata ai contenuti viene da me e dal gruppo Facebook, perché chiaramente ogni giorno arrivano così tanti suggerimenti che non posso non citarli, perché loro sono una parte molto molto attiva del Vestito Verde. Cioè, senza il gruppo il sito sarebbe totalmente diverso, perché veramente ogni giorno vengono segnalati i negozi, e-commerce, per cui diciamo che è un lavoro molto di squadra e molto solitario allo stesso tempo, perché il Vestito Verde è un gruppo, quindi nessuno si vede mai in faccia, no? Sono consigli da internet di persone da tutta Italia, poi sono io che da sola mi metto lì, scelgo, rompo le scatole alle aziende, mando mail e faccio database, mappa, eccetera. E quindi hai parlato di gruppo Facebook e di sito. Sì. Diciamo ai nostri spettatori qual è il sito e qual è il gruppo Facebook. Sì. Così. Sì, allora, entrambi si chiamano Il Vestito Verde. Il gruppo Facebook si chiama Il Vestito Verde Moda Sostenibile e Consumo Consapevole, che è un nome un po' lungo, però appunto serve per trovarlo più facilmente. E sul gruppo Facebook siamo più o meno 4.000 e c'è appunto una community vera e propria. E il sito invece è un database che serve a sistematizzare tutti i consigli del sito e consiste in appunto un database che è diviso in uomo, donna, bambino e siti multimarca, e poi per ogni categoria ci sono sottocategorie, quindi dai calzini da uomo ai gioielli da donna o costumi, intimo, insomma sono tutti divisi in sottocategorie. E poi questo database è filtrabile appunto per vegan, come dicevamo prima, made in Italy, fatto a mano e biologico.
Per cui se uno ha esigenze particolari può filtrare, cercare un capo vegano, eccetera. E poi è presente anche una mappa, e questa mappa è una mappa con migliaia di negozi in tutta Italia. Anche qui sono divisi tipo in vintage, seconda mano, fatto a mano in Italia, ecosostenibile, e negozi di commercio ecosolidale e market e cooperative e sartorie sociali. E ogni categoria ha un colore diverso, per cui sulla mappa riesci a vedere subito se sei vicino a un negozio dell'usato o vicino a una cooperativa sociale. E questa è una mappa integrabile a Google Maps, per cui puoi portartela sempre con te sul telefono e utilizzarla quando hai internet sempre. E poi sul sito è presente anche un blog, e la funzione del blog è diciamo di selezione di categorie più specifiche, per cui per esempio se vedo che sul gruppo in tanti si chiedono ma quali sono le sneakers ecosostenibili migliori, io cerco, faccio tanta ricerca e scrivo un articolo, le migliori sneakers ecosostenibili oppure i migliori jeans ecosostenibili eccetera, in modo che se qualcuno è alla ricerca di un capo in particolare possa tranquillamente trovarlo nel blog. E poi sul blog c'è anche la selezione per città, per cui ci sono i migliori negozi sostenibili ed etici di Bologna, Milano, prossimamente faremo Venezia, Napoli, Roma, quindi sì. L'idea è quella di avere, di fornire più strumenti possibili alle persone in modo che non abbiano scuse, che sia in modo che sia veramente facile comprare nel rispetto delle persone e dell'ambiente. E il fatto di avere tutte queste funzioni diverse sul sito è un risultato anche delle richieste che arrivano sul gruppo. Quindi non sono due cose separate, cioè il modo in cui è strutturato il sito è sostanzialmente dovuto alle richieste che arrivano sul gruppo, quindi se uno si iscrive al gruppo può anche influenzare molto la struttura e i contenuti del sito, e questa è una cosa molto bella secondo me, perché crea un senso di comunità e insomma c'è una bella community dietro. Vedo che sei molto fiera del sito e di tutte le sue funzioni. Sì, infatti no, ci tengo a spiegarlo perché è una cosa un po' strana e diversa e nuova, per cui avere anche una spiegazione secondo me aiuta anche a inquadrare esattamente che cosa sto facendo. Visto che siamo in chiusura, sì. La prima volta che ci siamo incontrati tu ci hai raccontato che era molto difficile al 31 maggio trovare intimo femminile. Sì. E è migliorata la situazione? Sì, è migliorata. Sul sito appunto c'è la sezione intimo sia uomo che donna e ci sono decine di brand. Recentemente ho collaborato con Organic Basics, che fanno appunto intimo molto semplice, tutto di cotone biologico, e loro insomma fanno dell'intimo molto buono. E poi c'è anche un articolo sul vestito verde proprio che si chiama i migliori reggiseni sostenibili in tutti i sensi. Questo articolo però è solo dedicato alle ragazze e alle signore, quindi magari prossimamente usciremo con un articolo anche più maschile, però piano piano stiamo trovando cose, quindi io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, spero di rivederti presto per qualsiasi altro evento o intervista, certo, che potremmo organizzare. E noi abbiamo finito e ci vediamo alla prossima puntata di Municipio X.